Ma innanzitutto non nascondo la mia emozione, un po' di imbarazzo, anche un po' di timore. Pensavo nei giorni scorsi, come dire, questa sera, ripensavo un po' alle mie esperienze, pensavo anche ad un amato cini dall'alto, ho detto chissà se oggi sarà da 3 o da 4 oppure da 8 e mezzo, o anche qualche sparuto 9, come capito, di aver di formazione poi sono uno storico e ho riflettuto un po' su questa sera, no, solitamente parlo di personaggi, di storia contemporanea, quindi di personaggi viventi, di fatti anche a noi molto vicini, ma devo dire è la prima volta che invece mi capita di parlare di una persona con cui ho avuto un rapporto diretto e che ha segnato un momento particolare della propria vita, un momento nel quale si decide cosa si farà, dove un po' tutte le ipotesi sono possibili, dove si fanno vari sogni, varie strade, quindi è inciso in un momento, quello un pochino più aurorale della formazione, tra l'altro in una fase di triennio del liceo, dove si esce un po' dalle bambinate, no? Diciamo anche dal percorso più meramente scolastico, delle medie o anche no, della prima ambientazione alle superiori, e dove ci si inizia un po' a fare l'idea sul mondo, e appunto proprio in questo rapporto si è inserito Don Amato Cini. Siccome appunto quello che io rimando non è Don Amato Cini professore, è il mio Don Amato Cini, perché non potrei parlare di altro. Ci avevo anche pensato un po' appunto nella deformazione storica di dire ma sento qualche altra fonte, contatto un po' di ex, no, miei compagni di classe, cerco di fare una sintesi, no? E ci ho immediatamente rinunciato. Quello che racconterò è il Don Amato Cini che ho vissuto notevolmente intensamente, ripensato anche molto dopo, quando poi era invece troppo tardi per purtroppo un contatto diretto e personale che poteva sicuramente svilupparsi di altro tipo per proprio la mia vicenda personale e esistenziale. E incontro Don Amato Cini appunto nella terza liceo scientifico. Eravamo una classe del liceo scientifico di una sezione sperimentale scientifica, cioè rispetto al percorso tradizionale del liceo iniziavamo le materie scientifiche e la fisica già dal primo anno, quindi diciamo che c'era anche una selezione tra noi abbastanza vocazionale, poi magari con alterne fortune e risultati da parte degli studenti, ma diciamo vocazionalmente eravamo molto tesi all'approccio scientifico. A questo si era aggiunto il fatto che il nostro biennio era stato piuttosto fragile nelle materie umanistiche, già allora diciamo la continuità didattica era un po' un problema, non c'entra niente per il preside, c'era il preside prima e poveretto non dipendeva neanche da lui, perché lo ricordavamo con enorme affetto, una persona, il preside Sali, che si è speso fino proprio all'inverosimile per la scuola. Ma appunto avevamo cambiato due insegnanti di italiano, uno per anno, avevamo appunto una insegnante di storia che poi sarà cambiata nel corso del triennio per 3 volte, e ecco, per rappresentare questo quindi come si è inserito Don Amato Cini, il suo portato anche intellettuale e didattico nella nostra esperienza. Era una colonna, un punto di riferimento fortissimo a cui faceva poi contraltare dialettico anche in maniera interessante ma burrascosa l'insegnante di matematica e fisica, e noi eravamo lì un po' in mezzo, a volte sballottati, a volte stupiti, esterrefatti, ma certamente con una certezza. Queste persone vivevano la scuola come un elemento fortissimo esistenziale della loro vita, come un elemento anche proprio di missionariato sociale. Noi ne eravamo anche molto riconoscenti e nello stesso tempo capivamo che loro ne avevano estremamente bisogno, quindi era una cosa molto particolare, perché riflettendo poi dopo, Don Amato Cini intellettuale, poeta, alcune volte rispetto ad alcuni ricordi che qui magari
non vi racconterò, mi veniva da dire, ma perché mai venirsi a impelagare in classe con dei cretini disgraziati come noi? Però era proprio un modo di vivere il proprio essere, che non era solo un modo di impegno civile. Io credo che era anche un forte stimolo intellettuale. E noi eravamo lì in mezzo. Quindi per il nostro triennio Don Amato Cini ha costituito uno scoglio di riferimento fondamentale per tutta l'area umanistica, senza, non mi toglieranno gli insegnanti che sono succeduti in storia, filosofia, eccetera, ma lui era sicuramente il punto di riferimento. Come ogni grande scoglio, chiaramente era per noi un punto di sicurezza, un punto fermo, anche un momento di attesa di alcune sue lezioni, di attesa come possono essere tutte le attese, quindi piene di timore e tremore e piene anche invece di stupore, perché era capace di ambedue questi risvolti. Ma come gli scogli e i punti di riferimento forti, era anche un punto su cui ci si andava a naufragare, a sbattere, dove bisognava fare molto attenzione a quell'approdo. Perché sicuramente era una personalità fortissima, noi questo lo coglievamo, lui non parlava quasi mai di sé, della sua vita, della sua famiglia, sapevamo pochissimo se non nel suo essere sacerdote, che era palese, ma anche su questo poi aprirò una piccola parentesi, ma in lui i riferimenti che trasparivano dal suo insegnamento erano fortissimi. Anche quando insegnava a noi il dubbio, la mancanza di certezze, l'ambire l'assurdo, il cercare di dare spiegazioni all'insondabile, indubbiamente per noi era una grande strada. Io ricordo veramente con ancora oggi grande emotività serate passate al pub tra noi ragazzi a domandarci, ma in maniera veramente esistenzialmente forte, che cosa ne tiravamo fuori da quelle due o tre ore mattutine che avevamo avuto quel giorno con Don Amato. L'aspetto dell'insegnamento, aveva una didattica molto aperta. Non faceva interrogazioni così, insomma, noi eravamo abituati però a professoressa di scienza che scendeva l'elenchino col terrore, poi io alla B capitavo sempre, tra i primi, quelle cose terribili e così via. Lui aveva un modo molto libero, quasi universitario, interrogazioni programmate, grande libertà, forse anche eccessiva fiducia, e tanto che questo suo metodo al primo anno l'abbiamo dovuto proprio sperimentare. E il primo anno per noi fu qualcosa di devastante, insomma, cioè era, insomma, fioccavano 3-4 a tutto andare, eccetera, e ci stava domando, no? Ci stava domando e si stava confrontando con varie cose, sicuramente con la nostra propensione scientista, no? Anche ovviamente piena di ingenuità, come, no? Tecnocraticamente ottimistica, come poteva essere questa. Si scontrava anche, io credo, riflettendo poi sul dopo, con un elemento generazionale forte. Noi eravamo la generazione degli anni Ottanta. Io credo che, Amato, insomma, non oso pensare le discussioni in classe nel periodo della contestazione degli anni 70, eccetera, insomma, ecco, ho difficoltà a immaginarmele che cosa potevano essere. Con noi questo c'era molto di meno. Lui si scontrava con noi per la nostra, quando ci vedeva indifferenti, quando ci vedeva non calati, quando non ci vedeva non impegnati. E quella era una fase molto complicata anche per noi, perché se ci pensiamo, quella era un'Italia che cercava di rammendare, no? Dopo il fatto Moro, diciamo, ma nella sua interezza, con tutte le sue ricadute, al di là del fatto
tragico, no? Su cui ancora oggi ci interroghiamo, ci sono le commissioni parlamentari, dopo la strage di Bologna, no? Era un'Italia che nell'ottimismo un po' semplice rammendava i fili, no? di un progresso, di un mondo che di lì a 10 anni si sarebbe poi in qualche maniera disfatto e ridisegnato, e noi eravamo lì in mezzo a capire cosa eravamo, no? Rispetto a una generazione prima che ci raccontava tutta una serie di cose, di antagonismi, di impegni e quant'altro, e una dopo che abbiamo potuto vedere, che magari abbiamo accompagnato più maturi, no? Con la caduta del muro di Berlino e altro. Ecco, lì c'era un cambio di paradigma e si vedeva ed era evidente. Lui veniva da una tradizione che io oggi da storico capisco molto meglio, quella dei miei genitori, piantata nella società contadina, nel salto intellettuale di quella società, quindi anche che credeva nell'umanismo come una forma vera di riscatto sociale, di nuovo umanesimo, insomma, che riusciva a tenere insieme questi due aspetti, l'aspetto morale, l'aspetto forte del lavoro, dell'impegno civile, sia nel lavoro che anche quello intellettuale lo era, e della riflessione intellettuale, credo la più spinta, la più veramente estrema nella sua profondità, nella sua ampiezza, perché un'altra cosa che c'era subito apparsa evidente, che la cultura di Don Amato Cini dal punto di vista letterario, spirituale, eccetera, era abissale. Noi eravamo un po' appunto fuscelli a naufragare dentro quel mare, insomma. E l'approccio didattico, eccetera, qui riporto un caso personale: io ero molto fragile in latino, molto molto fragile, me la cavavo molto bene in italiano, molto fragile in latino. Devo dire che i testi su cui si pratica la grammatica nel biennio, non so se ancora oggi, sono una noia mortale, e ciò che è più lontano dal poter in qualche maniera interessare o stimolare o solleticare un giovane come me. Mi ricordo, e tra l'altro proprio anche con Don Amato, credo 2 o 3 compiti in classe su mia spinta, perché poi ero stato per 3 anni consigliere di classe, un anno consigliere di istituto, quindi mi ascoltavo poi in questo colloquio. Credo che siamo riusciti a fare anche qualche versione sul latino di Newton, diciamo, i più grandi scienziati, poi il professore scriveva in latino, non possiamo provare, cioè. Però tutto questo finì quando iniziamo la letteratura con Don Amato, e io ancora lo ricordo molto nitidamente. Innanzitutto lui leggeva il testo latino interpretandolo, come poi dopo imparammo che faceva in classe col testo italiano, e già lì serpeggiava in noi qualcosa di molto interessante, perché noi chiaramente nella sua lettura non capivamo nulla della traslazione a braccio, figuriamoci, però la sua espressività, il modo in cui leggeva, il modo in cui si calava in quel testo, ci rimandava subito innanzitutto una curiosità estrema di dire cosa c'era dentro, no? E cosa ci stava dentro. E l'altra cosa è che un canto così lontano potesse scuoterlo così tanto ed emozionarlo. Capivamo che lì dentro c'era qualcosa che dovevamo andare a cercare. Ricordo ancora quando lui poi terminava la lettura prima in latino, si fermava, spesso chiudeva il libro e iniziava quella che poteva essere una traduzione a braccio, probabilmente le sapeva già tutte a memoria, questo, insomma, ci vennero tanti dubbi dopo sulla Divina Commedia, non sapeva interi pezzi della Divina Commedia, fingeva di leggerli, perché invece li recitava spesso ad occhi chiusi, eccetera, e lì si aprì qualcosa in noi. Ci eravamo accorti che quella tecnicalità grammaticale, eccetera, che a noi era sembrata insulsa, noiosissima, eccetera, poteva aprire delle porte veramente straordinarie. E la cosa interessante è che lui dentro la letteratura latina riusciva a mettere tutto un portato esistenziale, personale. Io ancora ricordo alcune traduzioni a braccio di Catullo, alcune di Orazio, perché poi lui faceva tutto il programma, eccetera, però le sue propensioni erano evidenti nel luce degli occhi, nel suo modo di calarsi dentro il testo, nelle sue proprie vibrazioni, che rimandava immediatamente senza nessun filtro, spesso anche in maniera
eclatante, eh? Cioè, noi rimanevamo alcune volte anche imbarazzati da alcune letture di Nino Martoccini, perché non metteva filtri quando si calava in un testo, nella sua, in tutte le sue sfumature, anche le più sensuali alcune volte, no? Sui testi poi dopo che abbiamo fatto poi dopo di letteratura. E questa era un'esperienza straordinaria che ci stimolò a riprendere quella tecnicalità e a calarci in un universo completamente nuovo, che poi dopo nei miei studi non è diventato il mio, ma che rimane ancora oggi un punto, e mai avrei detto che lo sarebbe potuto diventare per i due anni, diciamo. E poi la letteratura, che dire, era qualcosa di straordinario, insomma, averlo appunto al primo anno con lui e veramente calare all'inferno è stata un'esperienza che anche il più riottoso, no? La mia insegnante di matematica, con quelli che andavano un po' meno bene, riprendendo alcuni, riesumando alcuni elementi vichiani, no? Li chiamava i bestioni, no? Che arrivavano alla conoscenza. Ecco, devo dire, anche il più bestione di noi era impossibile rimanere indifferente alla sua lettura dell'inferno. È stato qualcosa ed era un'esperienza, un'ora attesa. L'altro aspetto, io oggi mi occupo di libri, di lettura, nella prima infanzia, anche in contesti sociali. Ecco, l'altro importante che devo dire, allora non ci avevamo riflettuto, era la lettura. Don Amatocini in classe leggeva tantissimo, ci leggeva tanto, ci stimolava a leggere, e faceva della lettura, del confronto col testo diretto e non con l'antologia, con le spiegazioni, con le cose, quelle erano importanti, l'inquadramento storico, ma poi ci confrontiamo con la parola, con quello che c'è dentro, con l'esegesi di quel testo, in una forma anche non solo emotiva, io adesso l'ho rimandato quella, ma estremamente, da un punto di vista retorico, raffinato. Ci ne aveva una capacità di leggere e di aprirti strade all'interno della vocalità, della sonorità del verso, che credo pochi altri, per quelli che ho conosciuto dopo, insomma, eccetera, riuscivano non solo a comprendere ma a rimandarti. Altro aspetto, quello della spiritualità, poi venivo dal movimento giovanile cattolico, eccetera, avevo un sacerdote, ero abituato a confrontarmi negli scout, nella pastorale giovanile, con altri sacerdoti. Era abbastanza incredibile, Don Amatocini non parlava mai in termini catechetici, didattici, di Dio. Mai. Ma era altrettanto evidente che tutto ciò traspariva da qualsiasi cosa lui leggesse. Veramente, La Divina Commedia per noi fu un passaggio dall'inferno del terzo anno, dove giocarono non mari di letame o forconi, ma sicuramente, come dicevo prima, 3 o 4, ne fioccarono parecchi, ma fu veramente un scendere proprio nelle profondità dell'animo umano. Io ricordo ancora proprio in maniera vivissima la sua lettura del canto quinto. Contro l'altro, noi ci interrogavamo, un trasporto verso un amore, no? Verso una forma anche carnale, eccetera, che dicevamo, l'animo umano, ma questo è il potere grande della poesia, no? Di trasferirsi in qualsiasi ambito, eccetera. E questo suo rimando era fortissimo, cioè lui non si poneva problemi, appunto, catechetici o in qualche maniera di convincerci, eccetera. La sua lettura era tale che non piegava mai nessun autore nel suo giudizio rispetto al suo essere, proprio eclatantemente per noi cattolico. E questo era un altro aspetto molto interessante, era molto stimolato all'ascolto, al dibattito, anche al confronto con il scientismo, no? Il nostro nichilismo d'accatto da giovani, no? E quant'altro. E questo è un altro aspetto interessantissimo. L'altro aspetto è chiaramente quello della poesia, non trascurava la prosa. Ricordo delle belle letture di Manzoni, su cui lui chiaramente
aveva insistito molto e quant'altro, però indubbiamente quando si arrivava alla poesia lui si accendeva qualcosa di straordinario. Noi poi solo alla fine del quarto anno, allora sapete non c'era internet, non è che si andava a indagare sulle biografie degli insegnanti, lui molto molto pudico su tutto ciò che facesse uscito dall'aula, qualcuno di noi iniziò a capire che lui aveva scritto delle poesie. Le ricordo che veramente con moltissimo pudore ce ne lesse due proprio nell'ultimo giorno di scuola, quello dove l'insegnante a volte portava il gelato, no? Chi portava una cosa, eccetera, quando ormai era tutto chiuso, chi doveva morire era morto, chi era sopravvissuto, e ci lesse queste due cose. Per noi fu ovviamente l'apertura di una finestra, anche aver capito una parte di lui, insomma, lì dentro c'era qualcosa d'altro di un insegnante, insomma, c'era tutto un portato che io poi scoprì molto molto dopo. Non si può non parlare di Don Amato Cini insegnante senza raccontare qualcosa delle sue intemerate, perché insomma, le sfuriate di Don Amato in classe credo qualsiasi alunno non può che ricordarsene. Iniziavano con un gorgoglio di lui, no, era molto, molto tarchiato eccetera, e con un mento pronunciato e si vedeva, iniziava a gorgogliare il suo disappunto, no? Poi iniziava un fremore alle mani, che fortunatamente era una persona di una mitezza straordinaria, perché altrimenti credo che, insomma, avendo poi le mani che aveva, insomma, chi non l'ha conosciuta, ma chi l'ha conosciuto se lo ricorda, ma vera da civiltà contadina, e così via, eccetera, ecco lì inizia. E poi partiva la voce, cioè quella voce che poteva essere soave, che si venava, no, di una sensualità inaudita, no, nella pioggia del pineto, cose, ecco, poteva raggiungere livelli temporaneschi, tempestosi, che noi mai, io poi tra l'altro un padre sempre molto, insomma, non abituato a urlare in casa e quant'altro, ecco, noi non avevamo immaginato. Era un aspetto caratteriale, sicuramente. Sicuramente però ci vedeva anche un modo, appunto, proprio per risvegliarci e anche un modo per non starci. Cioè lui alla sciatteria, all'approssimazione, al soprattutto mettere quelle materie che non erano le sue materie, ma era il pensiero umanistico, la bellezza, no? La forza intellettuale della poesia dietro altre cose, per lui era un qualcosa di inconcepibile, e con questo si batteva con tutte le forze che aveva. E ancora ricordo una mia interrogazione di latino con un gruppo classe, eravamo intorno alla cattedra con il libro aperto lì eccetera, e fu talmente violento il modo in cui sbatté le mani e urlò che il libro si sollevò e mi ricade sulle ginocchia, ecco. E devo dire, appunto, può essere, no, un elemento folcloristico, caratteriale eccetera, credo che per noi generazione di quegli anni sia stato veramente la forza e la necessità di un risveglio, di richiamarci. Lo notai in quinta noi presi da, appunto, tutto l'elemento dell'esame di maturità, di fisica e matematica, il terrore dell'esame che c'è sempre, così via eccetera, avevamo trascurato alcuni elementi di latino che, insomma, tanto sapevamo che non sarebbe uscito eccetera, e lui fece una reprimenda in classe terribile, ci minacciò di cose inenarrabili, e dopodiché tutti gli studenti dicendo: Andrea, poi non è che questa cosa ha ricadute poi sul consiglio di classe, sui giudizi, no, magari anche in italiano, di quella, perché si era veramente arrabbiato, cioè il pensiero che noi avessimo trascurato quella materia, che non gli dessimo più peso eccetera, per lui era insopportabile. E veramente, perché io rappresentante di classe, tutti mi dicono: tu ci devi andare a parlare, guarda, tu devi, ecco, io insomma, ma magari domani, lasciamo un po', no, cioè, no, no, guarda, eccetera, e andai in sala insieme.
Ed era incredibile come a lui gli era passato completamente tutto. Cioè, intellettualmente lui rimaneva fermissimo nel fatto che fossimo una manica di deficienti che avevano sbagliato, eccetera. Ma in lui, da un punto di vista umano, personale, non c'era nulla. Ma erano passati un quarto d'ora, il tempo di una ricreazione. E ci trovammo a confrontarci su di lui, sulle possibili soluzioni, sulle ore da limare a quell'altra colonna, eccetera, che era l'insegnante di matematica e fisica, eccetera, e con una dolcezza, e il tutto finì la mattinata col fatto che lo accompagnai in macchina al pullman. E i miei, insomma, compagni di classe, non vedendomi tornare in classe, cioè questo l'ha accoppato, eccetera, e il giorno dopo gli dissi, ma della verità, guarda, lui è molto disponibile, dobbiamo essere noi un attimo a maturare un pochino meglio, eccetera. E chiudo con un elemento personale, perché appunto mi chiedevo cosa ha lasciato Don Amato Cini, no? Sono domande difficili perché, insomma, avendolo frequentato, docente di italiano, quindi quasi tutte le mattine dell'anno scolastico, in terza, quarta e quinta, insomma, dove, no, anche studiando adesso poi sugli elementi dello sviluppo, no, Innati per leggere, che è un programma di lettura nella prima infanzia, studiamo come evolve il cervello umano, no? All'esposizione alla lettura, all'esposizione alla parola, già nella prima infanzia, no? E sono interessanti questi studi dove dicono, no, nella prima infanzia si stimola tutta la parte linguistica e relazionale con la mamma, col genitore, e nella parte adolescenziale si struttura tutta la parte emotiva dell'apprendimento, no? E quindi noi forse in realtà stavamo più che imparando tante emozioni per l'università, eccetera, in realtà imparando ad amare e a capire che cosa voleva dire amare nel senso più vasto, forse proprio nel senso che ci aveva esposto. E il mio percorso personale è stato interessante, per questo poi anche emotivamente molto coinvolgente nei confronti di Don Amato Cini, perché subito dopo il liceo io mi iscrissi in ingegneria e feci il mio percorso di studi scientifici che poi li abbandonai per iscriversi a storia contemporanea. E quando ero al secondo anno di storia contemporanea mi era venuto un grande desiderio di ricontattarlo. Quando stavo preparando letteratura italiana c'erano tante cose che avrei voluto chiedergli e dirgli, ma ormai purtroppo ero 87 e quindi lo venni a sapere proprio per caso da Lucia Mercolani, mi contattai dicendo che se lo andassi a trovare, lui mi disse, guarda Andrea, tu eri in Bologna, probabilmente hai perso un po' i legami, le cose eccetera, e lui non c'è più. E quindi mi è rimasto un po' una sorta di dialogo interrotto, insomma, delle cose che sarebbe potute poi, con una maturità diversa, con una conoscenza dei testi completamente diversa. Io ero a Bologna, sulla cattedra di Raimondi e Guglielmi, quindi sono una situazione molto molto interessante. E mi sono domandato più volte, no, a questo punto gli ho detto un po' che cos'era Don Amato Cini per noi, e mi sono domandato più volte cosa fossimo noi per Don Amato Cini, no? Perché tutte le mattine venisse appunto a scontrarsi, a smuoverci, eccetera, e così via. E trovai una di queste risposte appena compresi il suo libro, dopo il liceo, perché appunto lui non ce ne aveva parlato. È un testo che tra l'altro lui scrisse quando io ero in quarta, quindi per la classe quinta vicino alla nostra, e si intitola Commiato, e così dice: nella cace che incontro fiorite di bianchi corimbi, salendo dal mare ai colli di Urbino, nei grani già biondi misti a papaveri rossi, nell'erba di tenero verde, ravviso i vostri colori fugaci, ragazze in cui già maturata la donna, progettosi ragazzi cresciuti in Lusins. Vi ho salutati stamani, un po' lieti, un po' tristi, nell'aula dell'ultimo corso che aveva l'odore di tenda disfatta o di casa quando si lascia per altre dimore. Già sento fluttuare nell'aria non so che profumo di favola, ora che il mare vi chiama. Il gran mare acceso di porpora ambigua, colmo di vele che prendono il largo, ognuna col proprio segreto destino. A voi, benigne, siano l'onde, adesso che viene per me una sera d'ali sempre più rare,
nel cielo trepido di cirri labili. Addio. Credo che il mare ci sia stato benigno, anche grazie ad Armato 5. Grazie.